quante ne sono passate. Alla fontana Paolina mia stava la macchia in coppa a Fontana Pratta, insieme con chi a voi. Però l'avessi già sposata, ma poi succedette quello che è successo. Arrivette a causa canna un francesato in magna sapone, che posa internet e tutti i giorni erano accesati. Paolina mia se ne era scappata in coppa alla montagna perché gli volevano provarti come soldato e gli mandare chissà tu. E allora il passetto gli convinto e se ne è aggiustato a dove gli soldati non si faceva. L'opera ci ha conosciuto a Chiavò e stava in coppa New York in una frega Roma agli umani dei diveni nostri e volevano rimanarsi cosa cara. Pensate a voi che forza che teneva in tanto. Quasi ogni notte, ma via la montagna a montagna, voglio buttare qualche cosa da mangiare dopo che erano pulito. Voi non lo sapete, ma era lontana parecchio. Parecchio, che teneva la mano agli scuri e alla nascosa. Passando fratto per certe piuzze scomode che mo' ci sapessero la mano con gli lusti. Perché ci scosa cane, tenevano una frega da pattuglia e stavano sempre attacchiati, appena sentivano gli sfricci che sparavano. E chi ora che accaduto era nuovo, c'era pure già registrare. A me mi capo una parecchia volte, parecchia. Ma la sera che vietto gli scosa cane a macchiare non c'erano mai stati. Ma che non te ne avesse fatta la spia, no? Che le spie ci mancano mai! Se la pazza che riempiamo le pelle umane. Mi ritrovetta così in cuore delle botte. Erano quattro soldati scausacani e uno che teneva essere un comandante. Rirevano. Solo io comandante mi si avvicinette. E facette un segno con la mano, o fa capire il zuzzerino che voleva fa. Ma tenete a sapere che prima mi portava sempre a questa una mazza cugnale, una macciocca, per mi aiutare a camminare a mia sala frasca. Dopo meglio comandante si avvicinetto. Gli tenette una mazzata fra capo e coglie che mi scendette in terra. O però mi metto a correre. E corriette. Correva, sentiva lo scoppettato che volava e correva e la saccia non era giunta. Ma per niente solo quando teneva più le forze e che niente andava svenuta. Poi, quando mi riglietto, stava lì nella casa e mi erano pure un giorno di bracci perché per la cosa la scoppettava. E mi ricettero che mi erano trovata la mattina svenuta in terra vicino agli accampamenti. Ehi! Gli raccogliette quella che era successa. E subito gli racconto, ietto per ritta, lo sapete, no? Come sono gli altri della gente. Raccontando, la cosa diventa sempre più grossa. E così si diceva che io era acceso un comandante scausacano. Qualcuno diceva che io era acceso un comandante scausacano eppure non guarda le soldate. Paolina mia se la conteneva e purista raccontava e sta così. Poi me ne facetta e mi sposava con Paolina mia. Veramente era una scorta a Chiavò e non ce ne prendette mai a personale a Bardando. Lasciettere i figli, Peppino, Lanuccia, Francesca e Giovanni. E ne passate gli anni. E chi gli scausacate che saranno tuoti di regno. Poi se tu gliettero tutti gli stati. Invece da buona perché tenevamo paura, eh. E tenevamo paura perché a Cruna gli aveva prendere Paolina perché ne era fatto gli soldati e stava con Chiavone. Io tenevo paura che a Cruna se ne portava che l'ammazzata che ha detto il comandante ci causa cane a porca. Ma alla fine è giunto il brano di sciù. Forse perché siamo
tu povero zappaterra. E chi? Questa non tua comune terra. Sta siendo troppo rossa per essere buttare a noi. Ma buon'ora. Buon'ora, ve lo scordate. Caeso sta, e stonca, quelli pregati.